Il frutto ricco di fibra che regola gli zuccheri nel sangue. L'alimentazione svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute. Una dieta equilibrata, accompagnata da abitudini sane come l'attività fisica, ci permettono di condurre una vita sana. Gli alti livelli di zuccheri nel sangue sono una condizione molto comune, di seguito ti suggeriamo come regolarli. Caffè e tè verde. Berne una tazza al giorno ci aiuta a rallentare il rilascio di zuccheri nel sangue dal fegato, riducendo il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2. Caffè e tè verde sono ricchi di antiossidanti che aiutano le cellule a mantenere la sensibilità all'insulina. Frutta. Mangiare una porzione di frutti di bosco, arance o mele prima dei pasti ci aiuta a bloccare i picchi di zucchero nel sangue, riducendo il rischio di diabete. La fibra dei frutti riduce l'impatto degli zuccheri che ingeriamo. Sono una delle principali fonti dello zucchero che entra nel nostro organismo. Oltre ad aumentare la glicemia, queste bevande accelerano l'invecchiamento delle pelle. Cerca di evitare il loro consumo, anche per i tuoi bambini. Respirazione. Lo stress può causare un incremento dei livelli di zuccheri nel sangue. Il cortisolo, un ormone associato allo stress, causa insulinoresistenza e diabete. Il rilassamento consapevole può ridurre i livelli di cortisolo. Respira profondamente per qualche minuto, per favorire il rilassamento. Let it go.